pronto, amore? Hai visto il nuovo DPCM? Dobbiamo annullare la cena stasera. 10 al massimo anche dentro casa. Perlomeno non dobbiamo invitare i parenti tuoi. Solo tua sorella più piccola sono in 5. Noi siamo già in 6. Che dici? Però tuo cognato si addormenta sempre a tavola. Ho capito, ma il DPCM non specifica se da sveglio o da addormentato. Io penso che anche l'addormentato conterà, no? A meno che lo lasciamo dormire in macchina. Lo controlliamo dal balcone. Au, se il vetro si appanna, vuol dire che è ancora vivo. A me non è tanto la cena di questa sera che mi preoccupa, ma il funerale di nonno di domani che è un casino. Sta storia dei conteggi non mi è molto chiara. Scusa, il prete lo dobbiamo contare? No, solo i parenti stretti. E nonno? Cioè, il morto lo dobbiamo contare sì o no? Non si capisce. È un casino sta storia dei conteggi, che poi nonno pesava 150 kg, solo in 10 che portava a bara, i vuoi contare sì o no? In compenso, ho trovato la soluzione per questa sera. La via funebre stasera, facciamola! Senti che idea, eh? La signora Maria, la vicina di casa, è vedova, non la viene mai a trovare nessuno. No, se la invitiamo e abbiamo le porte di pianerottolo, abbiamo 9 posti liberi. 9 caselle ci può dare! Certo! Può invitare tutti, i parenti tuoi, tutte le sorelle, anche il cognato che dorme! Che poi il cognato viene alla veglia che non è sveglio. Che via fa, scusa, eh? Vabbè, tu fallo venire uguale. È fatta! Siamo 20 precisi con la signora vicina! Aspetta però, stasera a cena c'è ancora nonno dentro la camera da letto. Con lui siamo un 21. Ma è morto, conta sì o no? Facciamo una cosa. Se è vivo... conta, se non è vivo non conta, è il respiro che conta.